puntata dedicata alla geopolitica e una fase molto critica, quella in corso tra gli USA e la Cina, tra Covid-19, e 5G, dazi e nuova via della seta. Cerchiamo di valutare oggi, vediamo i possibili scenari assieme ad Antonio Selvatici, che a cui do il benvenuto e ben ritrovato al Vaso di Pandora, docente al Master Intelligence Economica all'Università Tor Vergata di Roma e alle Università di Firenze e della Calabria. Giornalista, scrittore, autore, uno dei massimi esperti in Italia della nuova via della seta. Benvenuto Antonio, ben ritrovato. Grazie. Partiamo subito dalla Covid-19, inevitabilmente. Che responsabilità possiamo attribuire, secondo te, ragionevolmente alla Cina ad oggi per quanto riguarda il Covid-19? Ricordiamo che proprio ieri il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che numerose prove confermano che il virus arriva dal laboratorio di Wuhan. Sì, buongiorno. Allora, innanzitutto c'è una coincidenza geografica. Allora, sappiamo che a Wuhan ci sono tre centri di studi di virologia, tra cui quello più importante è questo, l'Istituto di Wuhan Virology, il quale è stato costituito nel 1956, quindi è un istituto storico. Occupa circa 1 miliardo di dipendenti ed è l'istituto più importante tra la Cina in cui si studia il virus. Allora, bisogna capire una cosa. In Cina nel 2002-2003 c'è stata la crisi della SARS, la quale ha mietuto a diverse centinaia di morti. E da lì comunque il grande interesse, soprattutto della Cina, di studiare quello che potrebbe essere, no, questo virus che comunque si è scoperto poi derivava dai pipistrelli. E anche lui era un coronavirus. Quindi l'Istituto di Virologia di Wuhan incomincia a specializzarsi a partire dal 2002 a studiare i coronavirus, no, e la diffusione tra pipistrello ed essere umano. Sappiamo che il nostro Covid-19, insomma, che comodamente chiamiamo coronavirus, anche lui ha lo stesso ceppo e praticamente ha lo stesso genoma. Questo cosa vuol dire? Allora, questo fa sospettare che all'interno di un laboratorio degli studi Wuhan, laboratorio di cui parleremo perché è uno dei laboratori di massima sicurezza, uno dei pochi che ci sono al mondo, accidentalmente, quindi non dolosamente, no, abbia potuto fuoriuscire, no, questo virus. Allora, accidentalmente, non dolosamente, cosa significa? Che può essere il cosiddetto incidente di laboratorio. Quindi, da questo punto di vista, non si incolpano i cinesi, perché insomma, possiamo dire che è stato un incidente di laboratorio. Quel laboratorio è stato costruito grazie anche a buona parte della tecnologia data dai francesi. I francesi aiutano dal 94 in poi i cinesi a costruire questo laboratorio. Laboratorio che poi dopo, una volta terminato, ci ha messo circa una decina d'anni a costruirlo, poi i cinesi hanno benevolmente salutato i francesi e, a parte un ricercatore, non hanno mai più fatto entrare. Questo per dire anche l'importanza di questo laboratorio, che comunque per costruirlo hanno dovuto sostanzialmente i cinesi, non dico sottrarre, comunque aiutarsi con la tecnologia occidentale. Allora, ripeto, i sospetti sono forti su una fuoriuscita, ripeto, accidentale, no, del virus da uno di questi laboratori. Perché sono forti? Perché andiamo ad analizzare le pubblicazioni medico-scientifiche che sono uscite da ricercatori che hanno lavorato presso quel laboratorio. Effettivamente, già dal titolo di queste pubblicazioni, che è dal 2013 ad oggi, si capisce come effettivamente all'interno di quel coronavirus, di quel laboratorio, venisse studiato il coronavirus. Ora, e questa sostanzialmente è la parte dolosa, no, colposa della questione, su cui la Cina poi potrebbe dopo chiarire tranquillamente. No? C'è una parte colposa poi anche, Antonio? Sì, la parte colposa è tutto quello che viene dopo. Cioè, sostanzialmente la Cina ha cercato in ogni modo, questa parte dolosa, no, di nascondere la cosa.
Per cui la Cina, invece di aprirsi al mondo, invece di comunicare col mondo intero e specificatamente anche con l'OMS, soprattutto nel primo periodo ha cercato di censurare e di non far capire, di comunicare al mondo quello che stava succedendo a Wuhan. Non solo quello che è successo o non è successo, e questo prima o poi faremo saperlo, forse all'interno del laboratorio di virologia, ma soprattutto quello che è successo a Wuhan, quello che è successo nei suoi ospedali. I casi sono noti, insomma, il medico che a fine dicembre si accorge che c'è qualcosa che non va, no? Scambia attraverso WeChat un messaggio con i suoi colleghi. Questa, insomma, questa che stiamo curando probabilmente è una sorta di malattia infettiva. Il messaggio viene in qualche modo intercettato dalle forze dell'ordine e viene chiamato a ritrattare su questo. Poi è lo stesso medico che poi dopo si ammala e poi dopo muore, e poi naturalmente la nomenclatura cinese lo fa diventare, no, eroe nazionale, come questo qui è tipico, no, delle dittature. E di questi casi probabilmente ce ne sono molti altri che però non sono trapelati. Chiaro. E quindi praticamente c'è una componente, diciamo, possiamo dire, di oscurantismo, insomma, nella comunicazione con l'esterno, con il resto del mondo da parte della Cina, in buona sostanza. Beh, allora, in Cina vige la censura, una censura acclamata, e per cui una censura sia dall'interno verso l'esterno, cioè dalla Cina verso il resto del mondo, sia una censura anche all'interno del paese stesso. Quindi la censura interna se la vedranno un pochettino loro, invece in questo caso la censura verso l'esterno poi dopo è andata a danneggiare quello che è probabilmente l'evoluzione stessa del virus, perché non dimentichiamoci che un punto fondamentale è che in questi casi l'informazione è preziosissima. Cioè, in un primo periodo, se fosse stata un'informazione scientifica accurata, come ha dimostrato alcuni studi, probabilmente non si sarebbe trasformato in pandemia, e probabilmente il mondo intero non avrebbe subito le conseguenze che ha subito e sta subendo se i cinesi fin da subito avessero avuto una comunicazione corretta. Insomma, voglio dire, in ogni modo, il regolamento sanitario internazionale, di cui la Cina è uno dei firmatari, all'articolo 6 prevede che entro 24 ore la Cina è obbligata a dare notizia all'OMS, cosa che no. Ecco, e questo un po', diciamo, la parte più penale della questione, no? Gli certo. Stati Uniti parlano di negligenza criminale addirittura da parte della Cina. Chiaro. Antonio, allora, adesso abbiamo un attimo analizzato la vicenda del Covid-19, poi c'è la guerra dei dazi, la gestione, il 5G con la gestione globale dei big data, la nuova via della seta, in ballo quindi c'è un po' il dominio planetario in questa fase storica. Ecco, come sono le relazioni adesso tra USA e Cina? Beh, le relazioni sono pessime, come d'altronde poi dopo ci si aspettava. Non dimentichiamoci che gli Stati Uniti, storicamente, come popolo, non hanno mai avuto morte all'interno. Cioè, loro la prima e seconda guerra mondiale hanno combattuto, ma a parte il fatto dell'attacco giapponese di Pearl Harbor, non hanno mai avuto dei morti sul territorio. Gli unici morti che hanno avuto sono stati quelli del vigliacco attacco dell'11. Quindi, insomma, proviamo a pensare a una nazione che storicamente non è abituata a avere dei morti all'interno, che a un certo punto si trova più di un milione di persone colpite dal virus e centinaia di migliaia di morti al suo interno, un'economia distrutta e milioni di disoccupati. Naturalmente, non dimentichiamoci che dopo c'è anche la campagna elettorale in corso. Comunque, naturalmente, è ben comprensibile come gli Stati Uniti venga voglia, no, di indicare la Cina responsabile di tutto questo. Ma ripeto, perché molti confondono questo aspetto, non per l'aspetto doloso della cosa, perché la Cina ha volutamente infettato il mondo, no, queste sono tesi complottiste che non stanno in piedi, ma semplicemente perché non ha correttamente gestito la malattia, verso sostanzialmente sia gli organi istituzionali, sia verso poi tutti gli altri paesi. Allora, gli Stati Uniti sono molto molto nervositi, anche qualcosa di più, quindi non meravigliamoci se qui nei prossimi mesi gli Stati Uniti
anche da un certo punto di vista, giustamente, no? Cercheranno una certa revenge, una certa vendetta anche, diciamo anche chiaramente, contro la Cina. E in cosa potrebbe consistere, secondo te, Antonio, questa vendetta? Beh, innanzitutto a vari livelli. Un livello è quello di contropropaganda. Cioè, in questo periodo i cinesi hanno diffuso una propaganda pro-Cina incredibile, anche attraverso sistemi tecnologici, attraverso i bot e quant'altro. Adesso gli Stati Uniti stanno facendo una propaganda molto forte a livello globale contro la Cina. E questo livello, poi dopo non dimentichiamoci che al mondo ci sono poi dopo due punti deboli in cui probabilmente uno scambio, no, di un paio di fucilate potrebbe essere, che è quello del Mar Cinese Meridionale e quello del Golfo di Aden, che sono due punti strategici del globo dove in ogni modo le forze armate navali statunitense e le forze armate navali cinesi sono sempre presenti e ogni tanto si affrontano. E notizie dell'altro giorno che comunque in ogni modo dalla Cina sono partite altre tre navi da guerra dirette al Golfo di Aden. Quindi, insomma, queste due sono un po' le parti calde. Ciò non significa che nascerà un conflitto bellico tra l'USA e la Cina, però significa che possiamo aspettarci qualche scaramuccia, questo sì. Ho capito. E senti, quanto influisce poi il fatto che a novembre ci saranno le elezioni, che in questa situazione, in America intendo, avranno un significato, secondo me, geopolitico molto 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 forte, saranno probabilmente le più importanti degli ultimi decenni. Ecco, quanto influisce in questo senso l'arrivo delle elezioni? Beh, allora, il presidente uscente Donald Trump probabilmente per vincere deve, a questo punto, con l'economia in ginocchio, deve decidere chi è il nemico, individuare un nemico, e il nemico senz'altro adesso è la Cina. Quindi aspettiamoci, ripeto, una campagna elettorale abbastanza forte, finalizzata, no, a contrastare la Cina. In questo senso, Antonio, scusami, ti interrompo, in questo senso Trump ha una campagna elettorale abbastanza agevolata per quanto riguarda almeno la geopolitica. Bisogna anche però tenere presente che gli americani non è che sono estremamente interessati all'aspetto geopolitico, no? Beh, lo sono dal momento che si trovano in mezzo a una strada senza. Beh, sì, effettivamente. Certo. Conseguentemente. In questo caso sì, siamo in una situazione nazionale. Senz'altro, cioè, però se passa il messaggio che coronavirus è made in China, cioè coronavirus è Cina, e coronavirus ti ha sbattuto in mezzo alla strada, allora poi dopo, no, così il legame diventa molto forte, diretto e potente. Senz'altro. E questo è il messaggio che un po' sta passando negli Stati Uniti, perché si è visto che anche negli ultimi sondaggi, diciamo così, i sentimenti, no, verso la Cina da parte degli americani, da parte anche degli europei, comunque sono di molto peggiorati. Ecco, in questo senso, secondo te è... una eventuale rielezione di Trump potrebbe essere trarre beneficio, cioè Trump potrebbe essere il candidato favorito in questa situazione? Sì, allora beh, i democratici sono un po' più deboli, però non dimentichiamoci che i sentimenti anti-Cina negli Stati Uniti sono trasversali, cioè sono sia da parte dei democratici sia da parte dei repubblicani. Si è visto che nelle votazioni più importanti comunque entrambi gli schieramenti hanno votato gli stessi provvedimenti. Quindi non è che se non vince Trump gli Stati Uniti sostanzialmente certamente avranno un comportamento più morbido, ma un comportamento più morbido non significa che non abbiano comunque un comportamento ostile verso la Cina. E non dimentichiamoci la questione del 5G. La questione del 5G, il 5G è una questione estremamente importante per la Cina, estremamente importante per il mondo intero. Il 5G non è altro che un sistema in cui le comunicazioni viaggiano 100 volte più veloci del 4G. Il 5G serve soprattutto per la gestione dei dati. La gestione dei dati è la battaglia del futuro, sa proprio quella, della raccolta e della gestione dei dati. Ci sono in ballo le cosiddette smart city, cioè sono dei sistemi che già esistono in Cina che controllano completamente i cittadini all'interno della città. E si cercherà
anche di esportare questo modello non proprio democratico, a mio avviso, anche agli altri paesi. E per fare questo ci vuole 5G. Chi controlla la rete 5G controlla tutto il flusso di informazioni, anche il flusso di informazioni istituzionali, il flusso di informazioni industriali e quant'altro. Quindi la ricerca, la caccia del 5G è comunque non solamente per un motivo tecnologico, ma proprio anche per un motivo anche di supremazia tecnologica, che è diverso. Chiarissimo. Cosa sta avvenendo in Italia di riflesso a queste grosse tensioni tra USA e Cina, soprattutto con i temi che abbiamo visto in ballo? E, per esempio, l'anno scorso c'è stato il passaggio storico a marzo del 2019 del memorandum siglato tra l'Italia e la Cina, sottoscritto e molto fortemente voluto da Conte, con Di Maio, mentre ricordiamo che Salvini, che pure per carità era in quel periodo era il ministro degli interni, però oltre a non aver partecipato a quel vertice incredibile di Xi Jinping quando è venuto in Italia a Roma con una delegazione di 500 persone, quindi veramente una cosa incredibile, Salvini, dicevo, non si è dimostrato contrario e si è defilato. Ecco, quanto ha pesato la firma di quel memorandum? Beh, la firma di quel disgraziato memorandum ha pesato moltissimo. Uno, perché siamo l'unico paese del G7 che l'ha firmato. Due, perché analizzando poi dopo il cosiddetto memorandum si è visto che non aveva alcun valore economico, per cui ha solamente un valore puramente politico. È stato, per usare una metafora cinese, un balzo ingiustificato, balzo in avanti degli italiani verso la Cina. E ingiustificato perché innanzitutto non era in linea quello che erano comunque le politiche e i sentimenti europei. Ingiustificato perché a noi economicamente non ci ha portato un quattrino, cioè sostanzialmente, diciamolo pure nome e cognome, queste 5 Stelle, no, per cui il ministro Luigi Di Maio o il sottosegretario il professor Michele Geraci, che ci hanno venduto per mesi questa bugia, questa frottola della via della seta, come se fosse la panacea di tutta la nostra economia, che firmando questo disgraziato memorandum il giorno dopo le imprese italiane dovevano esportare l'ira di Dio in Cina, è sostanzialmente una panzana, perché c'è questo nel successo. Non solo, logicamente sono corridoi che invece funzionano a lato verso, cioè è la Cina che continuerà a esportare sempre più bene in Italia. Quindi la bilancia commerciale, nonostante gli sforzi dei 5 Stelle, è rimasta tale quale, quindi non si raccontino delle bugie, e questo ha aiutato fortemente questa liaison incredibile tra i 5 Stelle e la Cina, liaison che poi dopo ci dovranno poi prima o poi spiegare, insomma anche la lettera che l'altro giorno è stata pubblicata sul quotidiano Il Foglio di Di Battista, mi sembra che sia un balzo in un alto, balzo in avanti, assolutamente giustificato. Cioè, perché, mi chiedo, ho scritto, non ho mai avuto risposto, tutto questo innamoramento, tutto questo fidanzamento, questo matrimonio dei 5 Stelle verso la Cina, quando non ha capito che noi abbiamo bisogno di manifattura, noi abbiamo bisogno che la nostra manifattura italiana funzioni. Noi dobbiamo approfittare anche di questa grave crisi del coronavirus per cercare di riportare la nostra produzione in Italia. Il governo non ne parla, e su questo il governo è fortemente un grandissimo somaro, ma il governo dovrebbe cominciare a pensare assolutamente alle politiche di reshoring, cioè cosa significa? Aiutare le imprese, le produzioni a ritornare in Italia. E reshoring significa che lo Stato deve pensare a delle agevolazioni, ormai come leva, soprattutto quella fiscale, che cominci a implementare delle agevolazioni fiscali per aiutare le imprese italiane che hanno produzioni in Cina riportare in Italia. Questo è un modo diretto per creare occupazione, e questo bisognerebbe fare, per cui non andare sempre a baciare, no? a trovare innamoramento e fidanzamento con la Cina. Intanto ormai si sa ed è chiaro che la catena degli approvvigionamenti globali cambierà, quindi tanto vale farle cambiare da subito, tanto vale cominciare subito e tanto vale ricominciare a portare le produzioni in Italia e in Europa. Senti Antonio, la Germania comunque è fortemente legata alla Cina da un punto di vista anche economico e commerciale, no? È il primo partner, la Cina, commerciale della Germania, che ha superato addirittura gli Stati Uniti, no? Sì, allora in Europa ci sono due soggetti che hanno fortissimi legami con la Cina.
Uno, la Germania, perché gli vende le auto. Perché in Cina, come il resto del mondo, guidare un'auto tedesca, un marchio tedesco, no, piace. Quindi parte di stabilimenti poi dopo tedeschi sono addirittura in Cina. O comunque molti pezzi comunque vengono esportati. Quindi benvenga, cioè la Germania ha una, è l'unico paese d'Europa con una bilancia commerciale in attivo con la Cina perché gli vende gli automobili. Il secondo paese, guarda caso, è l'Olanda. Non dimentichiamoci quello dell'Olanda ultimamente in tutte queste trattative. Cioè l'Olanda adesso è molto legata alla Cina. E guarda caso, una coincidenza, è uno dei paesi comunque che è più ostile all'Italia e alla firma di certi trattati a livello europeo. Non vorrei che l'Olanda venisse utilizzato come cosiddetto cavallo di Troia in Europa da parte dei cinesi, per venire a rompere le uova qui. Ma queste cose bisogna cominciare a dire. E questa è una visione molto interessante, effettivamente. Sì, non... e l'Europa su questo è assolutamente più compatta. Cioè, l'Europa è in grado di essere compatta? Mi sembra che la crisi del coronavirus ha dimostrato che praticamente gli stati, ognuno va per conto suo in pratica, più che un'Unione Europea mi sembra una competizione europea tra stati europei, no? Ma in realtà è una competizione fra chi prende più soldi. Cioè, ci si è accorti che a un certo punto, ma non solo l'economia italiana in crisi, l'economia tedesca come l'economia francese, come quella spagnola. Quindi a un certo punto si abbandona un certo tipo di politica e si decide che lo Stato centrale, Bruxelles, deve aiutare tutti i paesi. A questo punto è stata una lotta sull'accaparramento, cioè fatto 10 soldi da un'Europa, quanto ne prende? Infatti non dimentichiamoci che la Germania si prende quasi il 50% di questi quattrini, giustamente anche. In questo caso, allora, dicendo giustamente, in questo caso forse l'Italia, quanto interessa a rimanere dentro l'Unione Europea, sarà magari anche forse legittimo, perché hanno i conti in ordine, più in ordine teoricamente dei nostri, anche se dopo si è visto che i tedeschi poi hanno trovato l'escamotage, no, per poter stampare praticamente gli euro, no? Sì, allora l'Europa, allora, una disgregazione dell'Europa per me non è pensabile, l'Europa deve diventare unita. Si stanno formando i blocchi, sostanzialmente la Cina da una parte con alcuni paesi satelliti, no? Pensiamo anche, insomma, anche all'Africa, gli Stati Uniti dall'altro con altri paesi satelliti e l'Europa. L'Europa deve un po' decidere cosa fare, ma se l'Europa si disgrega viene massacrata. L'Europa c'è, e però deve funzionare meglio, su questo non c'è dubbio, deve comunicare meglio. Deve trovare probabilmente un equilibrio interno anche più maturo verso gli Stati membri. E poi, diciamoci chiaramente, dovrebbe anche fare pulizia di quelle che sono di certi squilibri all'interno che ci sono all'interno dell'Europa. E riferisco per esempio l'Olanda, l'Olanda per alcuni versi è anche, come sappiamo, un paradiso fiscale. L'Olanda sostanzialmente i suoi guadagni, poi è un paese piccolo, poco più piccolo della Lombardia, però i suoi guadagni è perché attraverso le transazioni dei suoi porti commerciali e poi dopo perché lì trovano sede molte grosse multinazionali europee, perché comunque sede in Olanda è fiscalmente conveniente. Ecco, probabilmente alcune cose sono un po' da vedere, ma prima di tutto sono da comprendere. Cioè qui non si fanno tante analisi, purtroppo, no? Cioè, insomma, andiamo a vedere, ripeto, i legami che ha l'Olanda con la Cina e poi dopo le andiamo a chiedere il perché, poi dopo l'Olanda ha un certo comportamento in Europa con gli europei. Certo. La lettura effettivamente è molto interessante e finora non mi era mai capitato di sentirla, questo tipo di disamina. Trump, l'America in generale, quanto ha interesse che l'Unione Europea rimanga effettivamente unita? E soprattutto sta bene agli Stati Uniti una Germania così, chiamiamolo, assopiglia tutto in Europa, cioè una Germania che praticamente è detta legge? Allora, i rapporti Germania e Stati Uniti ultimamente sono stati un po' tesi, anche perché gli Stati Uniti hanno individuato nella Germania anche un buon amico dei cinesi. L'Europa per alcuni versi
fa comodo forte coesa e per altri versi fa comoda disunita. Probabilmente in questa nuova fase, perché non dimentichiamoci che probabilmente la vicenda del coronavirus è stato poi dopo solamente un acceleratore, no, di movimenti che c'erano già. In questa nuova fase, chiamiamola post-coronavirus, probabilmente, a mio avviso, è meglio che l'Europa sia coesa, perché a un certo punto si formeranno ancora, no, questi due blocchi, come c'era prima della caduta di Berlino, sostanzialmente con gli Stati Uniti da una parte, con i vari paesi satelliti e Cina dall'altra, avere che uno dei due blocchi abbia come alleato l'Europa, insomma, fa molto comodo. Probabilmente un paese per indebolire l'altro, siccome no, divide e impera, no, probabilmente qualcuno cercherà di disgregare l'Europa. Ma questo è un altro discorso. Ma questo l'Europa dovrebbe capirlo e comunque sforzarsi di rimanere compatta. Certo. Senti, per quanto riguarda invece l'Italia, no? Veniamo a casa nostra, questa non è, secondo te, una fase storica che avrebbe, cioè che potrebbe potenzialmente portare e presenta magari delle occasioni veramente importantissime per l'Italia, cioè la tirano un po' tutti per la giacchetta, l'Italia non converrebbe per certi versi staccarsi dall'Unione Europea e stringere, beh, qui ci vorrebbero eventualmente degli statisti ovviamente, no, alla guida del paese, non la classe politica attuale. Non converrebbe comunque per l'Italia stringere degli accordi bilaterali come paese sovrano, pienamente sovrano, con i vari altri stati, con gli Stati Uniti, con la Russia, con la Cina e con tutti gli altri? Cosa ne pensi? No, allora, premesso che l'Italia è fantastica perché è una classe imprenditoriale che fa impresa nonostante la politica. In Francia si fa impresa con la politica e in Italia invece si fa impresa nonostante la politica. Ciò detto, se l'Italia si staccasse dall'Europa si disgregherebbe in pochissimo tempo. Quello di cui noi abbiamo veramente bisogno è una classe politica seria, non come questa sostanzialmente, che fa valere il peso dell'Italia in Europa. Cioè, questo deve andare in Europa e veramente battere i pugni sul tavolo ed essere forti su questo. Perché, in ogni modo, l'Italia vale. L'Italia ha un valore incredibile. Siamo noi che dobbiamo assolutamente credere in questo e andare in Europa e dire noi valiamo questo, noi vogliamo questo. Le carte in regola non le abbiamo tutte, perché abbiamo un debito pubblico forte, ma comunque siamo una nazione forte. E dobbiamo fare questo. E la classe politica attuale, per me, si esprime attraverso i decreti. No? È stata un'occasione per me sprecata per far vedere che si poteva fare buona politica. E nella disgrazia del coronavirus sono riusciti a partorire dei decreti che non li capisce neanche un giurista. Allora, in queste fasi di emergenza, io credo sarebbe stato perlomeno opportuno, non dal punto di vista giuridico, di cui me ne importa poco adesso, ma dal punto di vista puramente lessicale, formulare dei decreti che fossero comprensibili a tutti quanti, che fossero comprensibili alla signora anziana che il giorno dopo andava a fare la spesa, non sa se può mettersi la mascherina o no, uscire o non uscire, eccetera, al lavoratore e all'imprenditore. Non dimentichiamoci che coronavirus, a parte, la burocrazia, i legacci e le norme così turbolente, così impossibili, sono quelli che sono comunque un ostacolo allo sviluppo del paese. Quindi, quattrini a parte, un metodo ottimo, veloce, sicuro e poco costoso per far ripartire immediatamente il paese e poche regole certe e piantarla assolutamente con questo modo di fare politica, con questi tipi di decreti, di norme e di oggetti alla zecca garbuglie che non interessa a nessuno. Chiarissimo, una classe politica come questa, come possiamo fare? Vediamo Conte che con la Merkel il massimo di che pianti i pugni e berci una birra assieme, direi, no? Le immagini di alcuni mesi fa che hanno lasciato veramente non perplessi, molto di più che perplessi. Che prospettive ci sono? Questa è la classe politica che abbiamo adesso, che un successore di Conte che possa piantare i pugni in Europa, chi può essere? Non so, allora si è parlato molto della figura di Mario Draghi.
Mario Draghi so che è una persona che non può non andare bene a tutti, però certamente Mario Draghi ha una statura tale che può andare in Europa e dire la sua ed essere ascoltato, certamente più di Conte, che poi dopo in passato abbia avuto dei comportamenti per alcuni, no? o per tanti, anche non generosi, rispetto anche all'Italia, su questo si può discutere. Però noi adesso abbiamo bisogno di una persona forte che vada in Europa e dica guarda, si fa così e così e basta, perché poi dopo l'Italia va avanti. L'Italia, ripeto, è formata una classe imprenditoriale fantastica che nonostante la politica riesce a fare ottime imprese. Se l'Italia non valesse nulla, ci avevo già lasciato andare, e questo è il fatto. Invece, siccome l'Italia vale, l'Italia ha un valore, stanno cercando i due di acquistarci. Insomma, appunto, stanno cercando di acquistarci in realtà. Sì, ma è la questione, no? L'esempio che faccio sempre dei compagni di classe, no? Quando uno era al liceo, cercava di copiare dal più bravo, non dal più somaro. E l'Italia fa i più bravi, cercano di acquistare le nostre imprese perché siamo bravi, perché le nostre imprese hanno un valore tecnologico, innovativo, no? Certo, per cui certo. Se l'Italia non valesse niente, no? Ci avremmo già lasciato andare. Saremo teoricamente molto più vicini all'Africa piuttosto che a Bruxelles. Invece ti tengono ben stretti perché l'Italia vale, e questo è un concetto ed è questo che bisogna cominciare. Ma anche insomma, l'italiano ha un sentimento strano, no? Un sentimento di sentirsi un po' sempre in colpa. Ma no, l'italiano deve dire: oh cavolo, in Italia siamo bravi imprenditori, facciamoci valere. Noi dobbiamo assolutamente gonfiarci il petto e dire siamo bravi, siamo italiani. Deve essere un nazionalismo positivo. Senti Antonio, rimaniamo per farsi spolpare, però non è una grande prospettiva, anzi è una prospettiva direi nefasta. Cioè, delle due cose, ecco, così per chiudere la nostra chiacchierata, la nostra intervista, cosa è preferibile? Rimanere in Italia a queste condizioni dove chiaramente i forti sono quelli del nord, in particolare la Germania, quindi rimanere dentro l'Europa con una classe politica comunque del genere e che non si vedono alternative alla, diciamo, all'altezza per far valere la nostra forza, le nostre potenzialità, rimanere dentro per farsi spolpare o uscire e diciamo decidersi autonomamente il proprio destino, bello o brutto che sia, deciderselo comunque autonomamente almeno. In conclusione, cosa che disamina dai di fronte a queste due possibilità? Allora, bisogna dividere quelle che sono le imprese, la classe imprenditoriale e la classe politica. La classe imprenditoriale è sempre andata avanti nonostante la classe politica. Quindi la classe imprenditoriale ha bisogno comunque di rimanere all'interno dell'Europa. Gli imprenditori sono le cosiddette 2000 aziende, che sono quelle che sono le cosiddette le multinazionali tascabili. Quelli che stanno portando avanti l'economia del paese hanno bisogno di rimanere dentro. E quelli fanno sostanzialmente una politica tutta loro, ripeto, nonostante comunque a Roma, per intenderci. Per cui rimanere dentro l'Europa, sì, noi abbiamo bisogno di una buona economia, sostanzialmente l'abbiamo, abbiamo bisogno di una buona politica. E abbiamo bisogno soprattutto che, a parte tutti i provvedimenti, eccetera, eccetera, cioè noi dobbiamo approfittare, no? Dobbiamo approfittare anche di questa situazione. Cioè, potrebbe essere anche un vantaggio, anche come è stato, no? Anche di entusiasmo, no? di rinascita tipo post bellica, senza un piano Marshall. Ecco, questo sì, e per me il governo deve solamente agevolare questo, deve agevolare probabilmente una spinta che c'è, come agevolare, ma non solo, ripeto, quei quattrini, ma smettendo di quei lacci e lacciuoli, no? Di frenare quello che è l'iniziativa privata, solamente questo. Certo. Certo, certo. Finisce con oggi, almeno parzialmente, in buona parte comunque, il lockdown. Vediamo cosa succederà a livello anche sociale, oltre che imprenditoriale. Vediamo come si riparte, in che modo si riparte. Quindi i prossimi giorni e le prossime settimane saranno assolutamente rivelatrici e avranno molto molto significato, ci faranno capire molto di quello che ci aspetta. Siamo in chiusura, io ti ringrazio Antonio, docente al Master Intelligence Economica all'Università Tor Vergata di Roma.
Non l'ho fatto all'inizio, ma lo faccio adesso, mi sono semplicemente dimenticato. Antonio Selvatici è uno dei massimi esperti in Italia della nuova via della seta, e questo è l'ultimo libro che hai scritto. Lo scorso anno, la Cina e la nuova via della seta, progetto per un'invasione globale, della casa editrice Rubettino. Un libro che effettivamente è molto interessante, ci sono tantissime informazioni. L'ho trovato molto interessante, io l'ho letto e ci ho preso molti appunti su questo. Grazie Antonio, a presto. Grazie a voi. Grazie.